Io sono Fulvio Conti, sono l'autore di questo libro, che non è la storia dell'ANPAS vera e propria, è la storia dell'intero movimento delle società di pubblica assistenza e di soccorso che cominciano a nascere già nella seconda metà dell'Ottocento, subito dopo l'Unità, e rappresentano un passaggio importante dal volontariato risorgimentale, dal volontariato politico, patriottico, quello che abbiamo studiato a scuola tutti quanti, Mazzini, Garibaldi e gli altri. Quando finisce il risorgimento, molti di questi cominciano a dedicarsi a un volontariato civile, a un volontariato sociale, e danno vita a queste associazioni. Vede, io ho pubblicato questo libro nel 2004, in occasione del centenario della Costituzione della Federazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze. Sono già passati quasi 10 anni. Nel frattempo il materiale si è prodotto, sono successe tante cose già in questi anni, di interventi importanti per calamità naturali, di iniziative, di mobilitazioni. Se noi non le conserviamo, questo materiale, queste informazioni, questa storia la perdiamo. Quando ho scritto questo libro, in qualche momento mi sono commosso, perché c'erano delle pagine anche commoventi. Una di queste che ricordo è il ritorno dei volontari, la ripartenza in occasione del terremoto del Friuli. Quando se ne vanno via e su un muro vedono scritto «Il Friuli ringrazia e non dimentica». Io immagino quei ragazzi, quei giovani, quelle persone adulte che quando vanno via vedono questa scritta. Io ancora mi commuovo e penso che sia un momento bello. Mandelli per le vie passa con la sua barella e col suo bracciale, non è un uomo che passa, ma passa l'ideale di un futuro più sorridente e bello, che l'uomo all'uomo non sia lupo ma fratello, ideale che infiamma soavemente il cuore, di giustizia, di pace, di libertà e di amore.